Terza vittoria consecutiva per il maglie di mister Palumbo. I gialloblu salentini hanno superato per una rete a zero un altamura con qualche problema di formazione. Posta in palio fra le due squadre, divise da antiche e sportive rivalità, il quarto posto in graduatoria. Già al terzo minuto Salentini vicino al gol con Claudio Pellegrino, indiscusso protagonista dell'incontro. La sua conclusione di testa sorvola di poco la traversa. Sul rovesciamento di fronte al 23esimo, la conclusione dell'attaccante Murgiano Pedisano sfila di poco sul fondo. Ma sono i padroni di casa a sfiorare il gol al 36esimo con Pellegrino, il cui tiro coglie il palo interno, poi l'azione sfuma. Ma non sbaglia al 45esimo lo stesso attaccante salentino, siglando una rete di pregevole fattura. Il suo insidioso diagonale supera l'estremo difensore Bruno. Emozioni anche nella ripresa. Al decimo Claudio Pellegrino impegna su contropiede manovrato il portiere altamurano. Qualche minuto dopo è palo acquaviva a sprecare sotto rete una favorevole occasione. Al 23esimo l'estremo difensore Murgiano neutralizza una pericolosa conclusione di Alessandro Savina. Allo scadere è sempre Claudio Pellegrino a creare attenzione in area avversaria. Il suo tiro però sfila sul fondo. Poi il triplice fischio finale, la giusta esultanza di tifosi e giocatori. A margine c'è da menzionare qualche momento di tensione sugli spalti, prontamente sedato dalle forze dell'ordine, coinvolto lo stesso presidente dell'Altamura, Tafuri.